Allora, Onward, film Pixar, c'è un furgoncino un po' tutto scassato da cui i protagonisti non riescono a separarsi. C'è per voi un oggetto, avete avuto o avete ancora un oggetto da cui proprio non riuscite a separarvi, non vale lo smartphone? Di bambino o anche da Anche adolescente? anche adesso. Io ho la mia Vespa 50 che ho appena fatto rimettere a posto e quella ho già fatto quattro colori da quando ce l'ho, ecco. Io ho delle biglie di vetro con le quali giocavo, sai quelle cose che Sì? facevamo in spiaggia, a Riccione da ragazzini e me ne sono rimaste 4-5, Quelle me le di porto plastica dentro dietro. i ciclisti? No, No, quelle dopo di quelle vetro. di Ah, quelle di vetro. vetro. Quelle lì ai tempi dei Balilla non Allora, è il ci sono tempo più. che ci Il si faceva la tempo del pista. Carlo Cudega. Lui giocava con quella di Coppi, Ah, con dentro Balotelli. Marta ricordo, di Esatto. Tossi. Oh. Io ho una penna stilografica che mi regalarono quando passai l'esame da giornalista ormai qualche tempo fa. E quindi quella c'ho, sì, quella è proprio un feticcio. A me mio cugino mi aveva portato una specie di totemmino piccolo, una roba quadrata strana che ho appeso in camera. Ogni casa che ho cambiato lo metto lì fisso quando lavoro perché è una sorta di portafortuna. Poi in realtà non so cosa significhi, però Te lo porti porta dietro, bene, credo. affettivamente, certo. Sempre pensando un po' agli oggetti del film, c'è cioè questo bastone magico. Se voi magari doveste possedere un bastone magico, qual è il primo incantesimo che fareste? Beh, intanto romperlo in Immaginabile. testa a Io chi ne farei con il ci mattone sta magico, ne arrivando. farei un altro perché prima o poi lo rompo, che almeno ne ho già un Farei altro. sparire Parenzo io. Ogni film Pixar poi insomma ha una propria morale, lascia poi delle emozioni. Dopo aver visto il film, cosa vi ha lasciato? Beh, questo è un film molto commovente e soprattutto che ti dà, come dire, pone l'attenzione su delle cose importanti che, come dice sempre, sono attorno a noi e che spesso non ci accorgiamo, ma non solo per la magia, proprio anche gli affetti, no? Il Sì. fratello che si accorge che l'altro fratello è anche padre, una madre disposta a tutto per i figli, però non muore per i figli, ma continua la sua vita, è un altro compagno, insomma, ci sono tantissime punti di vista, diciamo, come dire, evolutivi, ecco. Un film, sì, una sceneggiatura matura, contemporanea. Film sui sentimenti, sull'amore filiale, paterno, un film sulle cose da riscoprire, un film nel quale ci si identifica tutti, giusto? Hercules. Hercules è un gran film. E poi, beh, io assomigliando tanto, come già detto, al protagonista, mi ci ritrovo in tantissime cose, quindi forse a me ha insegnato anche che l'insicurezza alle volte ti preclude diversi obiettivi, e quindi alle volte essere più sicuri di se stessi magari aiuta. Com'è la cosa più bella è quello di vedere questo film con i propri figli. Perché dopo i titoli di coda, alla fine la conversazione continua, cioè anzi, è una bella occasione per continuare un dialogo con i propri figli dopo averlo visto, perché ti apre mille interrogativi, mille Però anche cose. se hai problemi con la famiglia e vai lì, vedrai che scopri dei Certo. Comunque è suggerimenti quasi sempre meglio preziosi. guardare i film con i propri figli perché così guardi con quelli degli altri, magari un Sì, po' anche questo adesso comincio, potrebbe essere presa ti male, sì. guardano strano, lo so, che tu suoni il vicino, dicevo vorrei portare i tuoi, cioè comunque ognuno si deve portare i suoi, secondo me è Un buon meglio. messaggio.